Storia occupazionale. Pensate che riguardi la vostra storia lavorativa? Assolutamente no. Proprio fuori strada siamo. Lo andiamo a spiegare nel dettaglio, ovviamente da voce esperta, terapista occupazionale che torna a trovarmi, la dottoressa Alessandra Palieri. Benvenuta. Grazie, ben trovata. Grazie di nuovo di essere qui. Nuovamente argomento molto interessante perché la storia occupazionale è una cosa molto affascinante di noi stessi. La storia occupazionale è una disciplina, fa parte di una branca della medicina che si occupa di fare prevenzione e riabilitazione in campo fisico e psichico, perché nasce proprio in questo campo. Uno strumento della terapia occupazionale Nazionale. è proprio la raccolta della storia occupazionale. Ora, Sarebbe un po' una biografia una della biografia persona. della Tutto persona che riguarda esattamente cosa della persona? quello che la persona riesce a rievocare di sé, cioè il lavoro, ciò che magari sono gli hobby. Le Le esperienze. esperienze può condividere liberamente qualsiasi cosa senza un limite, insomma, e diciamo che poi il terapista, cioè io quando poi ho raccolto la storia occupazionale, per me quella lì è come se fosse già una sorta di lastra nella quale posso vedere i punti deboli, i punti di forza, Della persona. i talenti, quindi è una raccolta di potenziatori per raggiungere l'obiettivo. Mettiamo una persona che vuole aumentare la propria autostima, la qualità di vita comunque, perché aumentare la propria autostima vuol dire aumentare la qualità di vita. O un problema fisico, qualsiasi sia il problema. Con la storia occupazionale si raccolgono tutte queste informazioni e E si le racconto estraggono. io le informazioni, cioè io paziente. Il paziente racconta se stesso, nel raccontare se stesso io raccolgo il linguaggio non verbale, linguaggio, le parole chiave, capisco che senso primario sta utilizzando e su quello devo impostare la mia Il comunicazione. senso primario nel senso uditivo, visivo, cos'è? Esattamente, quindi se è una persona visiva non posso usare un linguaggio che non sia adeguato a una persona visiva. Dovrò Certo. stare sul filo, un po' Chiaro. per entrare in empatia, ma non solo, anche per fare in modo che ciò che io gli sto illustrando possa essere percepito. Perché l'esperienza non si può raccontare, bisogna farla, ma per aiutare qualcuno a fare l'esperienza giusta, bisogna capire che linguaggio parlare. E tanto fra sia il corpo che la persona, sempre di linguaggio stiamo Certo. parlando. E andiamo proprio a estrarre queste Informazioni. informazioni. Una volta fatto questo, mettiamo che stiamo lavorando sull'autostima, su un foglio grande che possa essere o un pezzo di carta straccia, qualsiasi cosa, non ha importanza, si comincia a mettere tutti i punti. I desideri, gli obiettivi che si vogliono raggiungere, si costruisce proprio, si comincia a delineare un percorso. Su questo poi ci faremo un lavoro. Ma già scrivendo, la persona ha consapevolezza diversa di quello che sta dicendo, perché solo parlare, verbo volant, giusto? Certo. Quando l'ho scritto, lo rileggo come l'ho scritto in quel momento. Non come io ve lo sto raccontando ora, perché qualcosa che io racconto a una persona anche fra un'ora è diverso da quello che ho vissuto ora. Chiaro, Mentre chiaro. se io faccio mettere la data, e quindi si fa questo tipo di lavoro. E questo tipo di lavoro è utile sia che io ecco, voglio intraprendere un percorso di crescita personale e autostima, sia che io mi pongo un obiettivo invece, boh, diverso, come può essere voglio dimagrire, che è una cosa che in tante ci mettiamo a fare, ma che poi difficilmente si riesce. Anche in un caso così invece pratico, si può dire? Sì, perché si metterà in campo il dietologo, cioè il dietologo farà parte del team. Beh, cioè, immagino di sì. Ok. Però poi si andranno a vedere quali sono
le problematiche, perché tu non riesci a dimagrire. Per esempio, potrebbe essere faccio tanto, cioè mangio poco ma non dimagrisco, ma fai attività fisica? No, perché sei pigro, no, non ho tempo. Allora troviamo delle strategie per cui quell'attività, per esempio, può essere fatta concentrata in determinati momenti della giornata, ma soprattutto si costruiscono delle mappe. Ok, si costruiscono delle mappe che mi delle dicono da dove sono... vengo e dove voglio andare. Esattamente, da dove vengo, dove voglio andare. E nel caso, per esempio, della dieta, che c'è, è abbastanza forte l'impatto dell'immagine fisica, cioè dico alla persona, ma tu non sei nata grassa. C'è stato un momento della vita in cui ti sei piaciuta, per esempio, facciamo il caso di una donna che è più frequente. Sì. Se hai una foto di quel momento, ok, prendila, no, mi fa male vederla, no, prendila. E vedrai che starai meglio vedendola, sapendo che guardando quell'immagine il cervello vorrà, cioè se tu vuoi raggiungerla, è come un fattore, un potenziatore della tua dieta. Okay. Ma non devi guardare l'immagine della ragazza su Instagram, che a volte magari è la signora su Instagram, che non è vero che è dimagrita perché l'hanno affettata con l'intelligenza artificiale, certo. No? Guarda è la te tua, stessa, certo. Cioè il tuo cervello conosce la tua immagine, sa come sei, e già solo quello ti può aiutare a dare una spinta in più, che magari è proprio quella che ti permette di fare quel saltino in avanti e poi trovarti la strada spianata. Quindi metteremo in campo su questa sorta, su questa mappa, sarà un foglio, metteremo da dove parti, dove vuoi arrivare, quanti chili vuoi perdere. Da qui a quando? A un mese, no, alla fine dell'anno, da qui a un mese, ok, step by step. Quali sono le cose che ti piace fare? Quali sono gli alimenti che ti piacciono? Quali sono le cose che non vuoi fare? Mettiamo tutto là. Come ti sentirai quando sarai magra? Cosa farai quando sarai magra? Ok, da domani inizieremo a lavorare sull'immagine di te che è già diventata così. Il cervello segue l'intenzione. Ok. Quindi lavoreremo su creare un'immagine costruttiva con varie tecniche, certo. Anche di suggestione di comunicazione ipnotica, si lavora, perché si lavora ad una frequenza cerebrale in cui la mente diventa molto creativa. E quindi è più facile anche evocare delle immagini costruttive. Certo. E si può interagire con la persona, perché non è una trance leggera in cui si crea una comunicazione ad un livello più basso, chiaro. Più soft, di poche parole ma chiave. Le parole chiave faranno parte della tua mappa. Mettiamo il caso, dici io voglio andare a Milano, come ci vado a Milano? Passando da strada, ok, tappa, step by step fino a Milano. Certo. E così si costruisce la mappa per raggiungere. Si decide quando ci si ferma a pranzo, quando esatto. È ora di fare benzina, quando bisogna tirare. Però vista così sembra quasi più facile, qualunque cosa così sembra più facile. Sembra più facile, però di fatto per il cervello lo è, lo diventa. Beh, sì, come ogni... Ecco, il campo, nel mio campo, per esempio, si dice che l'organizzazione di una cosa è più importante della cosa in sé, perché se tu non la organizzi bene, la cosa in ogni caso non riuscirà. Quindi il tempo maggiore lo devi dedicare all'organizzazione, alla pianificazione precisa, in modo che poi l'esecuzione sarà una passeggiata. E devo dire che è vero, una cosa ben organizzata è una passeggiata. Sì, solo che spesso le persone hanno una mappa non aggiornata. Ecco, serve un upgrade. Serve un upgrade della mappa. Cioè io dico, ma io sono fatto così. Quello io lo sono fatto così è pieno di convinzioni limitanti, di pensieri sbagliati, di schemi sbagliati, quindi di linguaggio sbagliato. Quindi si lavora sul linguaggio della persona. Certo, io non ce la faccio. Ma come faccio a dire sono dimagrita? Io non sono dimagrita, mi vedi, non ho perso... Ma no, perché il linguaggio è importante, costruisce una connessione, piano piano, un pezzettino alla volta, un neurone alla volta, si mettono insieme e ti costruiscono una via neurale verso la condizione per te migliore, che potrebbe essere non i 10 kg magari che avevi ipotizzato, ma a 5 già ti senti una star. Perché? Non perché cambia il fisico, perché cambi tu la percezione del corpo da dentro. Certo, certo, no, molto chiaro da comprendere.
Allora, sicuramente molti interessati all'ascolto, quindi www.larosadigerico.wordpress.com per avere informazioni in vari ambiti, ma soprattutto i contatti della dottoressa Palieri a cui chiedere consiglio, aiuto, perché ecco, vista in quest'ottica davvero tutto sembra possibile. Dottoressa, la ringrazio moltissimo, salutiamo insieme i nostri ascoltatori, cercateci sempre su medicinaregionelazio.it perché torneremo ancora. Grazie. Un saluto.